Bella a tutti ragazzi e ragazze, ben ritrovati dalla vostra Croatomist. Oggi siamo qui ragazzi con un video di Fall Guys particolare, perché come sapete ragazzi io ho sempre esclusivamente giocato da mouse e tastiera. Io non ho mai giocato con il pad, se non quando avevo tipo 6-7 anni. Quindi ormai sono passati circa 20 anni da quando ho avuto un pad tra le mani. Oh my god! Ma quest'oggi ragazzi mi è arrivato questo nuovissimo pad della PS5 rosso, perché sapete che è rigorosamente il mio colore preferito. E ho detto, beh, andiamola a testare su Fall Guys e vedere come ci troviamo. Ragazzi, primo game col pad, subito una win. Quindi solo per questo motivo ragazzi lasciate subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale e fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete altri video di Fall Guys. E ora andrete a vedere un bel gameplay con questo pad nuovissimo ragazzi, che mi ci sono trovata da Dio, e andrete a vedere cosa ho combinato. Ragazzuoli, come sempre vi ricordo che trovate qui sotto in descrizione il mio link per il mio profilo Instagram, e vi ricordo che mi trovate tutti i giorni dalle ore 18 in poi sul mio canale Viola il live streaming, quindi passate ragazzi anche solo per un saluto. Ma ora non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo bellissimo gameplay. Buona visione. Minchia, ho la skin con color mestruo adesso. Sono palesemente un grumo di sangue. Ma il colore del ciclo è bello. Il problema è il colore del ciclo finale, che mi fa veramente impressione. Ma io lo odio proprio. Mi fa proprio vomitare, ti giuro. Sembra tipo il colore di quando il sangue, il colore di quando si incrosta. Hai presente quando ti vengono le croste alle gambe o qualcosa così? Sì. Diventa di quel colore lì. Finale. Che discorso male. Interessante. Ok, giocare col pad devo dire che è molto rilassante. Posso essere sincera? Sì. Cioè, nel senso, dal normale. Io da pad, da make-up e make-up. Però dico, mi fa tornare un po' bambina. Cramo, dove mi grabbi? Tua madre è stata aggrappata stanotte da 4 capi. Mi sta della, quindi svegliati. No, io. Merda. Tutto a rotoli, dice Fall Guys. Che brutta che sei, oh mio Dio. E qua puttana remmina. Ma che cazzo? Madonna quanto è vibrato. Segnate. Momento. Me. Quindi se grabbo vibra. Ok ragazzi. Che bello giocare a Fall Guys ragazzi, veramente un'emozione incredibile mai provata nella mia vita. Devo essere sincero con voi, non avevo mai avuto così tanto divertimento a giocare a un gioco per bambini di 4 anni appena nati. Veramente incredibile. Vieni qua che ti grabbo, zio, che fantastico, vieni anche tu. Vieni Among Us, guarda ti griffo anche la madre, vieni anche tu, fantastico. Il migliore a livello internazionale. Ci grabbiamo ancora, no però se mi grabbi così non vibra, vieni qua, incredibile, fantastico. Anidre. Mi stavo sul cazzo la Among Us e l'ho griffato. Madonna mia, come gli fa Nicco? Mi ti giuro. Cazzata, ragazzi, Martina. Sì, perché mi sto concentrando per via del pad, diciamo, in delle posizioni un po' ambigue. No, puttana madre. Vieni qua. Grabbo tutti. Fantastico. Solo che il pad mi fa sudare le mani. Questa cosa la odio. Ho griffato uno alla fine. La odio questa cosa, però. A me no. Sì, a me sudano le mani col pad. Tantissimo. Easy call ragazzi. Easy call dice la. Vabbè, tu c'è il ventilatore. Grazie di no. Io. Il ventilatore. Ma il ventilatore ti va proprio addosso, quindi va automaticamente sulle mani. No, non hai capito. Sulle mani non arriva niente. Arriva per forza un filo di aria. Sì. No, non arriva. Certo che arriva, ma non è che l'aria che arriva è solamente quella che arriva in faccia. È generica. No, a me il pinguino. Io non lo metto addosso. Mi fa male la testa se lo metto addosso. A me il pinguino mi arriva dietro la sedia. Io ce l'ho dalla schiena dietro. Vabbè, non senti. Facciamo che te ne vai un po' a fare. Maru. Buonasera, tenente. Sei un po' di toccatina. Ciao, cavolfiore del merda. Dammi qua sto robo. Non mi rompere i coglioni. È incazzatissimo. Ce l'ha con me sto qua. Fra, non ti ridò la pila, sono troppo forte per te. You cannot compete with me because my name is Gustavo. TV One. Questo che sta colorando tutto, io gli sto togliendo tutti i blocchi che colora. Tomate Febbini, in tangenziale perché è il suo lavoro preferito. Prendi cero allora, perché non la vuole nessuno. Immagina cariarsi i denti perché fa troppi pini. Ecco, quella è tua madre. Deve devitalizzare tutti i denti, deve devitalizzare, orco Diaz. Buonasera.
Salve, salve, tutto bene? Belli questi cubi gialli, un attimo solo che ora me ne occupo subito. Merda, merda, oh, che sta recuperando. Ma che recupera? 130 contro 300. No, stanno recuperando, dice Giorgio. Ci stavano provando. L'ho deciso io. Dammi un bel hexagon, cado sta, dammelo. Un tip toy. In che senso? Potrei perdere qua, non sono brava col pad, te lo dico. Potrei perdere qua, non sono brava col pad, te lo dico. Vabbè. No, vabbè, sono tra maior. Ci hanno trovato la strada e sono andato, te lo giuro. Va a destra, palese, destra, 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 sì, muore, destra. No, no, è vero, no, quella in fondo, quella in fondo, quella in fondo, quella in fondo, quella in fondo. Bravissima, vai, vai, prima, seconda. Signori, il potere del pad player. Go, 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 go. Questo qua che cazzo ha fatto? È inciampato, raga. Ma perché si griffano adesso che non ha senso? So. Ma quallatevi, raga, cioè che senso ha? Ma veramente... perdono tempo perché sanno che non sono qualificati, capito? Sì. Sono insieme questi. Ci fanno perdere veramente un minuto e mezzo così. Tutto perché stanno rosicando, perché non hanno fatto neanche un punto. Vero. Perché sono dog shit. Curioso. Quattro rimasti, siamo in otto, amore. Secondo te cosa ci dà? Un hexagon di ghiaccio, un rullo? Jump showdown, labirinto? Padre. Rullo, amore, rullo. Io potrei morirci qua perché mi confondo. Vabbè, con i tasti. Vedrai che qua ti sballi con la visuale, amore. Ti sballi di brutto perché giri a una velocità indescrivibile. Tu a madre faceva i rasponi tutto il giorno. Aspetta. Sto pensando. Però sì, comunque sia qualsiasi cosa sia. Beh, aspetta, tu. Però è imbarazzante. Qualsiasi cosa essa sia è imbarazzante. Madonna, quanto sei forte. Ho vinto col pad! Mia prima win col pad! Io col pad faccio schifo! Ma te l'avevo detto. Signori! Io non gioco col pad da 25 anni. Io ho giocato col pad alla PS1. Cioè, signori! Si vola! GG in the motherfucking chat, baby! GG! GG, signori! Ottimo, ottimo. Let's go, raga, let's go. Eccoci qua, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto. Come avete visto, ho fatto una win veramente succulente, in una maniera veramente sublime. Mi sono trovata veramente, veramente bene col pad. E devo dire che da oggi in poi credo proprio che giocherò su Fall Guys solo da pad, perché lo trovo, diciamo, molto più rilassante, perché posso stare sdraiata sulla sedia proprio tranquilla. Oltre al fatto che veramente ci sono delle moves, dei movimenti che si possono fare col pad, che da MK, una mouse e tastiera, faccio fatica a fare. Quindi tanta roba. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, già lo sapete, ragazzi, noi ci rivediamo ovviamente in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto, bella a tutti, ragazzi,